4 anni durissimi per tutti quelli che abitano almeno da questa parte di via del passaggio, cioè via Callano, perché non abbiamo avuto nessun vantaggio per passare, per poter circolare in maniera diversa se non con le macchine, quindi sì, un grosso problema che speriamo si risolva al più presto, visto che adesso il cantiere va avanti anche in maniera abbastanza spedita. Speriamo che effettivamente entro almeno la fine dell'anno le cose possano andare meglio e quindi la viabilità venga ristabilita. Effettivamente, vedendo in che condizione ancora il cantiere, sembra più un'utopia, però indipendentemente dal 28 maggio, se i lavori continuano in questa maniera, la cosa importante è che almeno si vede una luce in fondo al tunnel e che quindi speriamo che al più presto il cantiere venga riaperto. Uno. C'è stato vicino perché noi non abbiamo avuto nessuno che ci è venuto incontro, nel senso che non potevamo passare, non avevamo il passaggio pedonale, che quindi abbiamo dovuto sempre usare le macchine per muoverci e poi isolati completamente da tutto e da tutti. Però ormai sono passati e quindi speriamo solo che la cosa vada nel migliore dei modi e che tutto finisca al più presto. Siamo sempre stati noi che alla fine ci siamo messi, cioè che siamo andati per chiedere, però no, nessuno, nessuno. Io non guido, non porto la macchina e anche se guidassi, noi siamo in cinque, non si possono avere cinque macchine in famiglia, sono sempre stata penalizzata, relegata qui perché io se non ho chi mi porta oltre via Callano non posso andare da nessuna parte, quindi ho bisogno sempre della macchina, non abbiamo mai avuto mezzi tipo pullman o qualcosa che ci hanno aiutato a poterci muovere in maniera più agevolata. È stato veramente un disastro e continua a esserlo, però speriamo che al più presto questo Non è finisca. arrivato. Proprio niente, ma neanche un vantaggio anche a livello economico, perché no, il disagio economico di muoversi con le macchine è stato altissimo, ci avevano promesso riduzione di tari, ma non è arrivato proprio niente, assolutamente niente.